Miglior squadra giovanile di calcio 7 è il Roè Volciano Allievi. Campioni provinciali, campioni regionali, campioni nazionali. Chiedo a Luca Quinzani di descrivere questa stagione incredibile. È stata proprio una stagione incredibile. Ci siamo divertiti perché la base del nostro gruppo è divertirsi, quindi ci troviamo con questi ragazzi, abbiamo iniziato che avevano 14 anni l'anno scorso, cioè quest'anno ormai, e ne avevano 16, quindi tra una pizzata, una salamina, una serata al cinema, senza accorgerci siamo diventati campioni nazionali. Abbiamo battuto squadre importanti, cittadine come Benevento, Genova, Milano. Abbiamo battuto Catania in finale, è stata una sorpresa anche per noi, però una bellissima sorpresa, una gran soddisfazione e i ragazzi se ne stanno rendendo conto adesso che hanno fatto un'impresa epocale. Ecco, che esperienza è stata, che esperienza di vita è stata proprio per i vostri ragazzi? Per loro è stata una grande esperienza, soprattutto anche di crescita. Hanno capito cosa vuol dire fare gruppo, stare al mondo, aiutarsi, per cui proprio il vero senso dello sport a livello di squadra, perché tanti arrivavano anche da situazioni di sport individuale, per cui hanno capito dopo cosa vuol dire davvero squadra, quindi quello che sbaglia viene aiutato, proprio il vero rapporto di amicizia nasce così secondo me e loro stanno crescendo bene. Adesso noi cambiamo categoria. Hanno tutti riconfermato perché ovviamente si trovano bene, ma la cosa principale per cui vengono non è, certo, vengono per il calcio, ma vengono soprattutto perché sono amici, perché abbiamo in squadra pallavolisti, ragazzi che facevano atletica e vengono per stare insieme, divertirsi. Chiedo a te, ma anche a Vittorio Faustini, fatevi dei gesti per E lui la mettervi d'accordo. spalla destra seduto a sinistra. Qual è stata la finale di queste tre che vi ha emozionato di più? Magari non è per forza quella nazionale, o magari sì. O più assurda, Rispondo più. io. Allora, quella che ci ha pagato di più è stata comunque la nazionale, perché siamo andati come avventura non pensando neanche di arrivare nelle fasi finali e poi la finale ce la siamo giocata ai rigori dove abbiamo pareggiato all'ultimo secondo e è stata un'avventura incredibile. Bello il percorso provinciali, bello il regionale perché anche quello non pensavamo di arrivare in fondo. Però le nazionali sono state, ancora oggi tutti ci dicono ma come avete fatto a vincere le nazionali? Poi giocavamo con squadre e dicevano ma Roè Volciano dov'è? Diciamo, ne parliamo dopo a fine partita, perché noi siamo comunque una realtà piccolina, quindi ripeto, sono ragazzi dell'oratorio che giocavano per amicizia, non hai un grande bacino dove pescare giocatori, quindi per noi è davvero nella provincia di Brescia abbiamo sentito che è un evento difficile da ripetere, insomma, ecco. Grazie mille. Grazie a voi. Bravissimi.